insieme. Buonasera, buonasera a tutti. Dopo tanto tempo sono riuscita a tornare. E ancora non c'è nessuno, aspetta ancora un pochino. Intanto devo dire grazie a Anna e Enrico e alla signora, la moderatrice, che mi date questa opportunità di parlare. È una cosa che mi fa tanto piacere. Intanto ringrazio tutti, 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 tutti perché mi avete aiutato tanto. Io vi ho sentito tutti, avete fatto dei gruppi di preghiera e ho sentito tutto questo affetto, non mi avete abbandonato mai. Io tante volte non ho risposto perché non era il momento, era un momento che stavo troppo male. E, però vi sentivo sempre tutti e questo mi ha fatto tanto piacere. Vuol dire che mi volete anche bene. Ma non c'è più. Allora, come ho detto, in questo periodo che sono stata tanto tanto male, sono successe delle cose incredibili per me, incredibili. E ve le voglio raccontare perché sono state delle esperienze troppo, troppo grandi, che mai più mi sarei aspettata. Dunque, un giorno erano i primi giorni dove stavo particolarmente male e piangevo, stavo piangendo perché non sapevo più cosa fare. Se me lo apri mi piace di più. Vedi commenti. Allora va bene. Ero sdraiata su questo letto, proprio in preda alla disperazione, perché non funzionavano i farmaci, non sapevo come muovermi, come fare. E a un certo punto mi sono sentita toccare una mano e ho guardato e davanti a me c'era una persona, era un'entità che era venuta da me circa 30 anni fa. E 30 anni fa questa persona, questa entità non la conoscevo. E invece stavolta l'ho riconosciuta subito. Era Padre Pio. Era molto serio. Non ha detto niente. Però mi ha toccato una mano e io ho capito che mi avrebbe aiutato. Difatti, dopo pochi minuti non mi ha detto niente, è rimasto lì 5 minuti forse. Mi guardava serio, era molto serio. Io provavo a chiedergli qualcosa, ma non mi rispondeva. E questo dolore piano piano non è passato del tutto, però è stato più sopportabile. E per me è stato già un grande sollievo, perché il dolore forte così certo non è da augurare a nessuno. L'ho detto, sono scivolata, mi sono schiacciata le vertebre e poi sono usciti tanti altri problemi che io non sapevo di avere. E con le TAC invece hanno visto che problemi ci sono e sono tanti, però io ce la metto tutta perché io voglio continuare a camminare. Anche se è doloroso, però continuo. Piano piano faccio le cose, però a
Allora, poi vi ho detto che mi sono successe delle cose belle, ne è successa un'altra, anche quella meravigliosa. E purtroppo non avevo dietro con me il cellulare per fare una fotografia, però è successa una cosa bellissima. Sto vicino a Pisa. E qui ci sono diversi ospedali e non c'era, dovevo fare un attacco, ma non c'era posto da nessuna parte. E allora abbiamo trovato posto in una clinica a Livorno. Però io non mi potevo muovere, sicché sono venuti a prendermi con l'ambulanza. E anche lì devo dire grazie perché sono stati tutti gentilissimi con me, cose che io lo dico e lo dirò sempre, mai giudicare una persona dal primo sguardo, perché non credevo che ci fossero persone così umane. Sono venuti a prendermi e siamo andati a Livorno. Siamo partiti di qua che pioveva. A Livorno non pioveva, ma c'era un cielo nero, nero, nero. Per via del Covid, quando arrivano le ambulanze o la gente, le fanno aspettare fuori finché non è l'orario preciso. Allora io ero ferma nel parcheggio e mia figlia era andata a consegnare i documenti e c'erano i ragazzi dell'ambulanza che gli ho chiesto se per favore mi potevano aprire il portellone vicino al viso. C'avevo un portellone grande perché volevo vedere il cielo, volevo un po' d'aria. E questi ragazzi l'hanno aperto subito e poi si sono un pochino allontanati perché fumavano una sigaretta. Io ero lì che guardavo questo cielo, ma nero, nero, nero. A un certo punto questo cielo si apre, viene una cosa bianca e si forma un angelo con le ali aperte, ma grande. E ce l'avevo proprio davanti al viso. Io quando ho visto quest'angelo ho detto, ma come mai succedono tutte queste cose a me? E peccato che non avevo il cellulare perché lo volevo fotografare. E insomma, si è formato questo angelo grandissimo e lo vedevo questo angelo venire sempre più vicino, si avvicinava sempre di più. A un certo punto ho visto che questo angelo mi ha preso come nelle sue ali e ha chiuso le ali. E poi questo angelo è tornato nel cielo. Io ero lì che continuavo a guardare perché me l'ero sentita addosso. Però poi si è allontanato. Beh, per me è stato come un augurio, è stato come un dire non arrenderti. Vedrai che ce la fai, vedrai che continuerai a fare le tue cose, magari più lentamente, però piano piano comincio a fare un po' tutto. Il cielo si è richiuso subito. Io non ho avuto il coraggio di dire niente a questi ragazzi che erano fuori, perché non lo so se era una cosa per me. Se loro l'avevano vista, ma non mi hanno detto niente. E poi anche un po' di pudore perché non si sa mai come possono pensare altre persone. Comunque sono andata dentro poi a fare questo esame e mi sono sentita leggera. Non mi hanno fatto male nel muovermi né niente. Forse perché ero così imbambolata, così, ma è stata una sensazione bellissima. Poi ho sentito tutto l'affetto che
che mi avete mandato. Con i messaggini, con le telefonate, con i regali che mi avete fatto, che mi avete mandato, che io non so nemmeno come avete fatto mandarmi, avete mandato di tutto e io non so come ringraziarvi. Allora, io continuo a fare le mie cose e le faccio così volentieri. Voi che mi conoscete lo sapete già, io i messaggi in diretta non li do, li do quando mi arrivano e anche oggi ne ho mandati diversi perché mi erano arrivati e io l'ho mandati anche da persone di tanto tempo fa, però io li mando quando mi arrivano. Io non vi voglio dire una cosa per un'altra. O illudere, no, 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 è una cosa, l'illusione è la cosa più brutta che c'è. Quando arriva un messaggio, io siccome le tengo tutte queste cose, tutti questi messaggini che arrivano, me li scrivo, me li tengo, poi mi danno il nome e io in base a questo vi rintraccio e ve li mando. Volevo dirvi che sono molto felice di essere qui. Perché non avrei mai creduto di poter tornare. Ora, se mi volete fare qualche domanda o lasciare qualche nome, io poi, quando arrivano, ve li mando volentieri. Buonasera a tutti quanti siete. Come mi fate sentire? Mi fate sentire orgogliosa e mi commuovo di queste cose. Allora, chiedete pure e in forma. Sono seduta ora, perché cammino tutta storta e con un bastone, ma va bene uguale. Grazie a tutti per il bentornato. Franca, prova a mandarmi anche il nome del tuo babbo e solo il nome, eh? E poi se viene io te lo faccio avere, stai tranquilla. Mi fai vedere un attimo, torno un pochino indietro. Oh, Anna Rita. Io ti ringrazio tanto, guarda, ho avuto la figliola che ha dovuto fare delle cose quasi impensabili, però in quei giorni non abbiamo trovato nemmeno un aiuto per le mie cose personali, però è riuscita a farmi tutto, c'avevo un'infermiera incredibile. Mi continuavano a far bere, bevi, bevi, bevi. Io non so quanti litri d'acqua mi hanno fatto bere. La mamma Rosa, il papà Salvatore. Ok. Alberto. Grazie. Va bene, delizia. Chi è Osvaldo? Tuo marito? Carla, la tua mamma non è arrivata, eh? Tua mamma è sempre in viaggio. Prega, prega per lei, preghiamo tutti per lei. Chissà, Germana, io so che qualche cosa ti è già arrivato? Grazie Antonella. No, ma io sono come tutti.
Il papà si chiama Aleco, spero che parli in italiano perché io altre lingue non le so, eh. Laura, sei così cara, ma siete tu. No, no, brava, di più, io mai più mi potevo immaginare. Un affetto così grande da parte di tutti. Grazie, grazie, no, non finirò mai. Marco, sono scivolata dalle scale e mi sono schiacciata le vertebre. È stata una cosa molto, molto dolorosa. Luis. Sì, Graziella, da me viene chi vuole e chi può. Io non cerco, vengono loro quando hanno qualcosa da dirmi, perché poi le entità hanno anche delle preferenze. Chi preferisce andare con la scrittura automatica, come si chiama? Che si fanno sentire le voci e ognuno fa come vuole, come può. Simona, anche tuo babbo è pochino, che è andato di là. Un pochino di tempo prima di arrivare, perché dall'altra parte c'è una scala e questa scala bisogna salirla. E si sale piano piano perché noi di qua siamo tutti umani e tutti facciamo degli errori e poi quando dell'errore che abbiamo fatto e magari si è fatto qualche volta si può aver fatto per cattiveria, però tante volte a volte si dice una mala parola a una persona, magari poi ci si pente e magari poi non si ha nemmeno il coraggio di chiedere scusa e invece bisognerebbe imparare a chiedere scusa. Io chiedo scusa a te, ma te devi chiedere anche scusa a me. Siamo tutti umani. Quando arriviamo di là, c'è questa scala da salire. È una bella scala, bella, bianca, grande. E con più ci rendiamo conto degli errori che abbiamo fatto e con più si sale questa scala, sempre uno scalino alla volta, uno scalino alla volta. E poi quando si arriva di là si trovano tutte le persone che abbiamo avuto in questa vita, parenti, amici, anche non amici, anche persone che magari abbiamo solo conosciuto così. Grazie, grazie mille, un bacione anche alla piccola. Sonia, se viene questo Maurizio, stai pur certa. Serena, proviamo. Come si chiama tuo babbo? Non basta che mi dica che è il babbo di Serena.
Però, Serena, quello che ti dico, non arrenderti mai, eh? Mai. Perché anche le cose che lì ti si prospettano brutte, poi c'è sempre un modo per migliorare, per andare avanti. Teresa, senz'altro, se arriva più che volentieri. Giovanni, va bene, Serena. Io ti auguro tanta salute invece e che le cose si possano risolvere al più presto. Ma te non mollare mai, eh. Oh, grazie Franca, che piacere mi fa. Sì, io sono stata ferma quel mesetto che proprio non potevo fare niente, però dopo ho ricominciato subito a cercare di aiutare perché tutti voi avete aiutato me e io cerco di aiutare voi. Olli, se gli fai una preghiera, li fai solo felici. Se canti una canzone, li fai ancora più felici, perché cantare è come pregare due volte. Basta che tu dica anche solo una preghiera detta col cuore. Non importa, secondo me, fare tutto il rosario così a pappagallo perché va detto no. Viene di solo una preghiera, ma detta davvero col cuore, con amore. E forse è anche più gradita una preghiera tua che una messa, secondo me. In verità no, dallo sguardo non mi ha incoraggiato. Ero rimasta parecchio perplessa perché ho detto io, ma cosa mi avrà voluto dire? Che non camminerò più? Come subito mi avevano fatto capire. Invece no, ho cominciato, non ci credete, ma dopo 5 minuti sono riuscita a muovere le gambe. Cose che non facevo da tanti giorni. Allora, Marco, prova a mettere una fotografia della tua mamma sotto il cuscino. In genere, da sogni ti dirà qualcosa. Olli. Si dice che sono morti, ma non sono morti, sono solo in un'altra dimensione che qualche volta si fanno vedere quando possono, quando vogliono, più facile poterli sentire. A me è capitato tante volte di vederli anche, ma non sempre così.
Non sono io che decido, sono loro che decidono. Io sono solo un tramite e per me sono venuti veramente poche, poche volte. E questa è, in questo momento è stata una cosa eccezionale perché la volta prima, 30 anni fa, quando venne Padre Pio, no, non venne per me. Venne per dirmi cosa dovevo fare a una bambina che mi avevano portato, una neonata che aveva dei grossi problemi perché non lo so cosa c'aveva, cioè cosa gli era successo, soltanto che era nata con un tendine che non si era sviluppato e aveva la testina piegata completamente da una parte. Mi portarono questa bambina piccolissima, avrà avuto 1 mese sì e no, che l'avevano già portata al Gaslini a Genova e gli avevano detto che la dovevano operare però quando fosse stata un pochino più grande. E mi portarono questa bambina e me la misero sul lettino, ma io disse, io non so davvero, io ho anche paura con i bimbi, cioè paura. Io del male non lo posso fare, però non mi piace nemmeno illudere. E sicché disse, ma io non so cosa fare. E proprio lì accanto a me venne Padre Pio e mi disse, che erano lì nell'ambulatorio con me, videro che c'era qualcosa di strano, ma non capivano cosa perché loro non vedevano, c'era solo una luce molto molto forte e mi disse cosa dovevo fare. Io ho fatto quello che mi ha detto e questa bambina subito ha tirato la testina dritta. Io mi meraviglio ancora ora perché mi sono successe delle cose troppo troppo grandi. Poi dico perché a me, perché cosa c'ho io di diverso dagli altri? Sono una persona umana, sono una persona peccatrice. Sono una persona come tutti, però da quando sono tornata dal viaggio nella luce mi è cambiata la vita. E ancora ora io dico, ma perché? Non mi sento degna di una cosa così. Non mi sento degna, ma ho accettato perché ho visto delle cose belle che ci sono di là. E non mi hanno voluta e forse dovevo fare un altro cammino, un altro pezzo della vita che doveva cambiare e che è cambiata a me, è cambiata la mia famiglia e è cambiato a tanta gente. Sono io. Io quando aiuto le persone non sono io, sono solo le mie mani che aiutano perché io non so niente. Le mie mani, io faccio tanta pranoterapia a distanza su una fotografia e qualche risultato c'è perché me lo dite. Ci sono stati dei bei risultati. Vi ho detto che sono diventata nonna di diversi nipotini. Miei ne sono due. Però ultimamente sono diventata nonna di diversi nipotini che io non conosco. Però
ho aiutato le mamme quando era un momento che avevano bisogno di un incoraggiamento, anche di togliere un pochino di infiammazione. E io appoggiando le mani sulla fotografia sul computer, le mie mani si fermano dove vogliono, quanto vogliono, e la persona poi sta meglio. E io vi ringrazio tanto perché mi dite poi come stanno le cose, se sono migliorate. Se non sono migliorate, certo, per tutto non funziona. Non funziona. Però per tante cose sì. Per tante patologie sì. Certo, quando c'è una malattia più seria, no. E poi dico sempre, i medici vengono sempre prima di tutto. I medici, le medicine, i farmaci. Tutte le terapie che vi ordinano, quelle assolutamente non vanno mai smesse. Quello ve lo deve dire il medico. Quello che posso aiutare io lo faccio in più. Magari per stare un pochino meglio, perché poi quando magari state meglio, il medico vi leva un pochino di cura, ve la dà un pochino più leggera. E allora va meglio anche perché si sa, i farmaci fanno bene e fanno male, però quando ci vogliono, ci vogliono. Io purtroppo ne ho fatti tanti in questo periodo e infatti si vede ancora che sono gonfia, ma va bene uguale. Quando poi una persona sta meglio, allora senti Marco. Io non ho visto né il purgatorio né l'inferno. Non lo so se non me l'hanno voluto far vedere o se non c'è. Certo, il diavolo c'è e io ho paura del diavolo. Però a me mi hanno fatto vedere solo il paradiso. E non so perché. Perché forse in quel periodo dovevo andare prima all'inferno. Però non me l'hanno fatto vedere. E mi hanno fatto capire che il Signore perdona tutti, no? Non fa distinzione tra una cosa e l'altra, tra uno che ha fatto un peccato anche grave. L'importante è che si renda conto di quello che ha fatto, si penta di quello che ha fatto e magari di non farlo mai più, perché se ci si rincarna non si deve più fare una cosa brutta come si è già fatta. Bisogna cercare di andare sempre meglio. Franca, grazie mille. Grazie mille. Leonida, vogliti bene. Ti devi voler bene prima te. Senti, per la chemioterapia io posso aiutarti a togliere un po' di problemi che dà la chemioterapia, che a qualcuno dà dei problemi, a qualcuno no. Però non. E falla convinta di quello che fai e convinta che poi ti fa guarire, capito? Perché quando uno deve fare una cura, deve farla e deve essere convinta che poi sta bene. Perché se ti ordinano una terapia così, è perché ti vogliono aiutare. Sì che magari un giorno potrai non star bene, però ti mandami la foto, eh? Olli, no, ci sono su Facebook.
Le religioni, di Rasira sono tutte uguali. Il Signore è sempre uno solo. Oh, grazie, Germana, ma sei troppo gentile. Siete tutti così cari. Elena, se vengono senza dubbio, eh? Vai tranquilla e Serena, ma certo che ti do forza, ma te la devi dare anche da sola. Bisogna reagire, bisogna combattere, bisogna fare ancora tante cose. Io ve l'ho detto tante volte, io ho bisogno di fare ancora delle cose. Non è venuto ancora il momento che mi devo fermare. Io ho una nipotina di 8 anni che per più di un mese non ho potuto averla vicina perché non si poteva. E sapesse quanto mi manca. Io devo farla crescere perché il mio figlio e la moglie hanno bisogno di una mano e io non mi posso fermare. Ora poi lunedì rientrano a scuola e io finalmente dal lunedì la riavrò. Quando torno da scuola, è una bimba simpaticissima e qualche volta facciamo la lezione, qualche volta no, perché è troppo difficile la lezione che fanno ora gli elementari. Grazie, Teresa. Luce, no, i messaggi che ho avuto in questo ultimo periodo li ho consegnati tutti. L'angelo che ho visto era grandissimo e aveva le ali aperte, proprio spalancate. C'aveva un vestito lungo, non ho visto il viso. Visto che c'era la testa, però non l'ho vista. Ho visto questo proprio un angelo col vestito a trapezio e queste ali grandissime. E mi è venuto vicino e io mi sono sentita presa in un abbraccio, ha strinto le ali e poi è ritornato nel cielo ed è sparito. Ma è stata una sensazione troppo bella. E sono successe queste cose nel giro di pochissimi giorni da Padre Pio all'angelo, che è stata una cosa così repentina, perché chissà poi perché era il cielo così nero, e c'era un gran freddo, c'era il vento. E io ho voluto che mi aprissero il portellone, non me lo spiego perché avevo la coperta fino a quassù, perché era proprio freddo. Però ho chiesto proprio di vedere fuori. Forse, non lo so, forse nella testa qualcuno mi aveva detto che dovevo farla aprire. Certo, Luce. Certo, ma vedrai che si mette in contatto con te, tuo marito. Basterà
perché magari non stiamo tanto attenti. Bisognerebbe stare più attenti alle cose che succedono in casa, che succedono fuori, perché a volte non stiamo tanto attenti, siamo un po' distratti dalla vita, dalle cose che bisogna fare tutte le cose con la fretta, e non stiamo attenti alle piccole cose che magari si possono formare. O dei cuori, una farfalla, un uccellino alla finestra, ma delle cose anche piccole, però a volte non stiamo tanto attenti. No, Rosalba, il paradiso, io ho visto tutta una cosa bianca, bellissima. Non ho visto persone. Però sentivo che non ero sola. Mi è rimasto tanto impresso il profumo che c'era, che non ho più sentito da nessuna parte, e l'amore che c'era, che un amore universale che qui non c'è. Io non ho paura di andare di là. Io ho paura del dolore sì, anche perché ora ho sentito uno grosso e questo è stato un dolore molto molto forte. Laura, così com'è? No, però io non cerco nessuno, vengano loro da me quando e come vogliono e quando possono. Però se viene qualcuno, stai pur certa che io il messaggio te lo faccio avere. No, non è come la terra, te l'ho detto. No, sono come tutti, con tutti i difetti che si possono avere. Tutte le persone che sono qui sulla terra. Serena, aspetto che tu mi contatti, eh? Serena Cugnano, aspetto, eh? E poi dimmi quando cominci. Lalla, vedi, sono cose che succedono. Sono cose che succedono e forse avevi bisogno di un aiuto anche solo di una parola, anche solo di vedere una fotografia. Non lo buttare. Donatella, guarda, è stato proprio bello, eh. Non me lo sarei mai aspettato, ma sono cose che mi sono successe così. Forse hanno visto che stavo proprio male, eh. Buonasera a tutti. No, Laura, questo non lo so. Questo non lo so. Grazie, Ingrid. Ma intendi il Palo Santo? Intendi quei pezzettini di legno d'incenso? Sì, Serena, chiamami pure quando vuoi. Domani mattina non ci sono, però poi ci sono, vai tranquilla.
Laura, dimmi qual è il suo palo santo, che non lo so. Allora, la candela ve lo ricordate tutti come fare, vero? Che chi magari non mi ha visto altre volte, io ho insegnato come si fa. Buonasera, Raffaella, come si fa a cercare di parlare con qualcuno nell'oltre tramite una candela. Carmen, sì, ti aiuto con la preghiera perché voi avete tutti aiutato me e tanto, tanto, tanto. Tante, tante persone mi hanno aiutato e io lo sentivo questa cosa. E posso dirvi che funziona, funziona veramente. Le preghiere poi messe insieme da tante persone arrivano più dirette. Allora, Marco. Io l'ho già detto tanto, tanto tempo fa. Mi è capitato più di una volta, ma io ti parlo di anni fa, eh? Parlo di anni fa quando lavoravo, sicché saranno circa 22-23 anni fa. Una sera tornavo dal lavoro. E tornavo sempre tardi perché il ristorante chiudeva tardi e sicché non era mai prima dell'una. E una sera io andavo a lavorare con il mio motorino e vedo sul Monte Serra, De Marco, sei stato qui, sicché ti ho fatto vedere dov'è. E un oggetto grande, grande, grande. Era tipo una I grandissima sopra il monte e accanto c'era un triangolo. Allora, questa cosa c'aveva tante luci colorate. Giallo, verde, blu, rosso, si accendevano a intermittenza quando questa I e quando questo triangolo. E io mi sono fermata per vedere, cioè non mi rendevo conto se ero io che vedevo qualcosa che non andava o se c'era davvero. Allora mi ricordo avevo il primo telefonino, telefonai su. Dove passo io? E lei mi fa perché? Ho detto no, vieni subito. Sicché è tornata immediatamente perché sono. Sono io che vedo qualcosa che non va o veramente c'è qualcosa che non va? E anche lei ha confermato. E siamo stati lì un bel po'. Poi lei aveva la macchina, voleva portarmi su. E io le ho detto di no, perché c'era la macchina scassata. E la strada per il Monte Serra non è una strada di montagna. E
e non era il caso, e poi era troppo tardi, io non dovevo venire a casa. Però questa luce l'ho vista per un bel po'. E questa luce si è ripresentata sempre nel solito posto, sempre alla solita ora, il 27 di luglio, per tanti anni. Avvisai le autorità e mi chiesero di star zitta e mandarono il giorno dopo, la notte dopo, due aerei militari che facevano spola avanti e indietro, uno andava e uno tornava. Ma non ho mai saputo niente. Parlai con delle persone del Cerchio 77 di Firenze. E una sera d'estate vennero questi signori, erano in tre, e siamo stati su una bella terrazza fuori. Siamo stati fuori sulla terrazza. Sapete quelle radio che hanno i camionisti per parlare? Io avevo questa radio perché ho sempre avuto problemi di sonno e allora quando tornavo anche da lavorare chiacchieravo un po' alla radio, cioè avevo tanti amici, un po' si rideva, un po' tutto. E questi signori mi dissero: guarda, se nel frattempo succede qualcosa, chiamaci subito o col telefonino o con la radio, tanto abbiamo la radio accesa. Sono andati via, saranno stati una ventina di minuti. Io sono venuta in casa. Però mi sono messa alla finestra che dà proprio in quella zona e subito è apparso questo solito segnale. Allora ho provato subito a chiamarli col telefono, il telefono non funzionava. Ho provato col telefono col fisso, non funzionava. Allora l'ho chiamata alla radio. La radio non funzionava. Ho provato un bel po', poi mi sono resa conto che loro non dovevano vedere questa cosa. E il giorno dopo mi hanno chiamato e mi hanno detto: mi dispiace, dice che non è venuto niente. Ho detto: no, no, sono tornati, però. Non si sono voluti far vedere da voi. Io non ho mai capito questo segnale perché probabilmente è un codice, ma io non lo conosco, perché queste luci erano parecchio intermittenti. Non credo che siano gli extraterrestri delle persone. Non lo so, cattive. Io penso che se vogliono venire da noi, vengano forse per aiutarci o per farci capire dove abbiamo sbagliato. E vengano, magari ci possono aiutare a capire bene delle cose che non vanno in questo mondo qui, perché sicuramente loro sono molto più avanti di noi.
ci picchia questo Covid. Ah, vi rispiego la candela. Allora, dovete prendere una candela, possibilmente chiara, o bianco, insomma chiara. L'accendete, ve la mettete davanti. Non ci deve essere corrente, corrente d'aria, perché... Che ci vuoi parlare, se questa persona arriva, la candela si allunga, allunga la fiamma e questo vuol dire che c'è qualcuno. Poi te devi fare le domande, però non puoi pretendere che la candela ti risponda a parole. La candela ti risponde muovendosi. Se la candela, quando fai la domanda, perché prima si fanno vedere che ci sono e poi si riabbassa. Te fai la domanda, se la candela si rialza un'altra volta, è un sì. Te devi fare domande dove la risposta è sì o no. Se la risposta succede, e mi è successo anche in diretta a me tanto tempo fa, che era venuto un mio amico dentro proprio la fiamma, cioè la fiamma arancione o rossa e poi c'è l'alone giallo. Dentro il rosso, se uno lo guarda bene, a volte si forma un viso. E questa è una cosa bellissima. È una cosa che come mai si è bloccato? Ecco, ecco, c'ho la bimba che fa tutto. Leva pure l'altro filo. Ecco, ora... Mi dispiace che si è bloccato, ora spero che sia ritornato tutto a posto. La mia nipotina, che è la segretaria, ha rimesso tutto a posto, ha messo un altro filo. Non lo so io cosa. Si blocca sempre. Oh signore. Porca miseria, mi dispiace. Allora, io poi... vi rileggo. Ovviamente sì. Però
Forse dovresti cambiare un pochino il carattere anche te, eh? Devi essere un pochino più morbida. Sei un po' troppo, sei un po' troppo severa con te stessa e con chi ti sta vicino. Che cerca di essere un pochino più morbida, ok? Sto meglio, Cecilia. Non posso dire bene, però sto meglio. Ah, allora vi rispiego la candela, sì. Ricordati che la candela non ti dice solo un sì o un no, che devi fare domande precise. Se la candela si alza, cioè fa la fiamma alta, vuol dire che è un sì. Se la candela torna bassa o si muove, è un no. E allora puoi fare un'altra domanda. Francesca, mi immagino che un figlio è una cosa, io penso che sia il dolore più grosso che possa esistere al mondo. E pensalo nella luce. Nella luce. Che nascono e poi non possono crescere perché nascono e vanno subito nell'oltre e perché per andare in cima, in cima, in cima alla scala avevano solo bisogno del dolore della nascita per arrivare in cima. E è brutto da dirsi, però ve lo dico proprio da mamma e da nonna, deve essere un dolore tremendo, però pensate che sono nella luce. E loro stanno tanto male se si piange di qua, perché ogni volta che si piange, che ci si dispera, che non si accetta il loro viaggio, loro si bloccano e non possono andare in cima a questa scala. Sicché hanno bisogno che possiate comprendere che sono andati di là perché erano già perfetti, perché di là c'è la perfezione, qui no, di là c'è la perfezione. Va bene, Cristina, aspetto. Paola, se non ti ho scritto, no. Me l'avevi già fatta questa domanda? Quando arrivano, vi avverto subito perché sono io tutti questi nomi. Io. Allora, Cecilia, intanto devi vincere te. Io ti posso aiutare, però devi essere te a volerlo.
Perché la depressione, sì, ci vogliono i medici, ma devi metterci tanta, tanta forza di volontà te, eh? Perché c'è bisogno di volontà. Non lasciarsi andare, no, no, no. Bene, grazie, guarda, non posso parlare di questo argomento, perdona, semmai te lo farò in privato. Marco, era una cosa fissa e ti posso dire che l'aeroporto militare mi ha creduto, perché se no, non faceva, non mandava due aerei tutta la notte. E poi mi avevano chiesto di star zitta, e poi la sera quando siamo tornati dal lavoro, perché a quel punto anche la mia collega è voluta passare dalla strada mia, e c'erano le macchine parcheggiate in doppia fila per circa 3 chilometri. Allora noi non l'avevamo detto, però qualcuno l'aveva detto, l'aveva visto, e quella sera lì non c'era niente. E questa cosa me la sono tenuta per tanti anni, poi. E poi come sono venuti sono spariti. Io, di la verità, tutti gli anni ci sto un po' attenta, eh. Sto alla finestra fino a tardi. Magari le 2 non ce le faccio più, però mezzanotte e mezza, l'1, sì. E non c'è più niente. Non lo so che luci erano. Però no, non ci sono state più. E ti posso dire che in cima al monte ci sono solo le antenne, ma non sono in quella zona lì, perché era solo in un punto particolare. E in quel punto lì non c'è antenne, non c'è ristoranti, non c'è niente. Perché poi ci sono andata diverse volte. Silvia sicuramente sta bene perché nell'oltre stanno tutti bene. Ah, no, grazie. Maria Grazia, non ti scusare, poi ti dirò in privato, ok? Comunque andrà tutto bene. Vedrai che le cose si sistemano, è questione ancora di un paio di mesi. Eh sì, Cecilia, però magari mi aiutavano, ma probabilmente era che mi dovevo fermare un po'. Probabilmente dovevo fare qualcosa che non avevo mai fatto. Mai come in questo momento ho sentito l'amore e la vicinanza di mia figlia, che gli ho invaso la casa perché io ho le camere al secondo piano, una casa ristrutturata ma vecchia, che per portarmi in ospedale ci sono voluti i pompieri, perché la lettiga non passava dalle scale e i pompieri mi volevano calare dalla finestra, e forse non è stato il caso. E qui da me non arriva né l'ambulanza,
I pompieri sono venuti con una camionetta perché c'è una strada stretta con una curva e non si passa. Sicché è stata un'impresa anche scendere, è stato molto doloroso anche quello, perché i ragazzi dell'ambulanza hanno un altro modo di fare, invece i pompieri sono un po' più rudi. Però dovevano fare così e non c'era altro motivo. Oh, Fiore, mi dispiace tanto, tanto, tanto. Fiore, che tu sia italiana o straniera per me è indifferente perché sei una persona. Mi dispiace proprio tanto, tanto. Guarda di rivolgerti. Io posso solo pregare per te, però prova a sentire qualche autorità, se ti possono aiutare, se ti danno una casa, se ti danno una stanza, perché non è giusto vivere in macchina. Io non so come posso aiutarti se non con la preghiera, ma te pur certa che ci sarà nella preghiera mia. Patrizia, tuo figlio muore, sei lì, eh? Allora, ora sei troppo agitata. Ora ti sei agitata, sei commossa, capisco. Allora, lascia la candela, lasciala lì, bevi un bicchiere d'acqua, poi rimettiti davanti alla candela, prendi una sedia, ti metti lì e prova a parlare con tuo figlio. Ma mi raccomando, prima bevi un bicchiere d'acqua, perché ora ti sei emozionata troppo. Ok? Mamma mia, certo ha fatto una strage questo Covid. Io l'ho avuto in dono e io lo dono, perché ve l'ho detto che io sono guarita. Tanti tanti anni fa avevo dei problemi grossi alle ossa. Avevo fatto anche un altro trapianto osseo perché avevo dei tumori. Ma nel giro di poco, da uno sono diventati tre. E poi sono guarita perché mi hanno aiutato. E come mi hanno aiutato, mi hanno detto che io dovevo aiutare. Germana, sì, sicuramente, provo a aiutarli come vuoi, però io per poter aiutare ho bisogno di fotografie, perché io faccio la pranoterapia sulla fotografia, capito? Non importa che tu me la spedisca, basta che tu me la metta anche in privato sul telefonino, sul computer, dove vuoi, e tanto rimangono solo per me. E quando poi ho fatto, dopo qualche giorno, perché è una cosa che va fatta per qualche giorno, e poi le cancello, perché non le tengo tutte le foto, se no. Eleonora, mandaglielo te il bacio, perché loro lo sentono. Te non li vedi, ma ci sono più vicino di quanto tu possa immaginare. Mandagli te tutti i baci che vuoi. Digli una preghiera. Canta una canzone che a loro piaceva. Ricordati che cantare è pregare due volte.
Rosanna, te sei nel Canada? Questo non so risponderti del vaccino, ci vuole un medico, io non lo so davvero. Sì, Germana, mandami tutto su Messenger. Prova a tornare, Fiume, prova a tornare dal sindaco. Rompili le scatole. Mettiti lì fissa. Ti voglio raccontare una cosa. Quando siamo venuti a stare in questa casa qui, c'era un impianto dell'acqua sulla strada, molto molto vecchio, e l'acqua qui non arrivava mai. Avevamo messo un deposito, ma l'acqua non arrivava, sicché era un pasticcio, era d'estate, un caldo bestiale. E non avevamo mai acqua, mai, mai, mai. Dovevo andare alla fontana a prendere le taniche d'acqua, portarle a casa per far da mangiare, per rigovernare, per lavare. Era un pasticcio tremendo. E poi, anche per lavarsi, era un pasticcio. Chi è abituato, cioè tutti siamo abituati a lavarci sotto la doccia con l'acqua corrente e non si può lavarci nel catino, perlomeno io non so più. E gliel'ho chiesto una volta al sindaco, gliel'ho chiesto due, gliel'ho chiesto tre, alla fine un giorno non ce l'ho fatta più. Sono andata in comune e mi sono andata in comune con un asciugamano sul braccio, una saponetta da una parte e uno shampoo dall'altra. E c'è il comune e c'era dentro proprio il comune, dentro l'ingresso, c'era una panchina e io mi sono messa lì seduta con questa roba in mano. Passava la gente e mi chiedeva cosa facessi lì. E io le dicevo che aspettavo il sindaco perché volevo fare un bagno e se non mi dava l'acqua andava bene anche a casa sua. Non ci credete, ma dopo 3 o 4 ore io non mi muovevo, ho detto a mio marito, io finché non danno l'acqua non torno più a casa perché io ho bisogno di lavarmi. E sono passati tutta la gente che lavora in comune, tutti gli assessori, i vigili, tutti. E tutti mi facevano la solita domanda e io rispondevo a tutti uguale, ma non con cattiverie, rispondevo che avevo bisogno di fare una doccia perché non ne sentivo la necessità. Beh, era prima di mezzogiorno, è sceso il sindaco e mi ha detto vada pure a casa. Io dissi no, no, non posso andare a casa perché io ho bisogno di lavarmi. Vengo a casa sua. No, mi disse vai a casa perché l'acqua ce l'hai. C'era davvero l'acqua. Ho potuto finalmente accendere lo scaldabagno e dopo mezz'ora farmi una bella doccia. No, non potete immaginare. E te insisti con la casa, insisti, 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 perché se non gli rompi le scatole. No. Poi per disperazione te la trovano. Quando fai in quella maniera lì, vogliono che tu ti levi di mezzo e in qualche maniera te la danno la casa. Vai, poi al momento che trovi la casa, adattati a qualsiasi lavoro. Guarda, tutti i lavori sono onesti, tutti, basta di non andare a rubare qualsiasi cosa. Io ho fatto di tutto e non mi vergogno, ho fatto anche i lavori più umili. Però quando c'è bisogno di lavorare, ci si adatta a tutto. Tutti i lavori sono necessari. Sicché qualsiasi cosa, vai a pulire le scale, vai, qualsiasi cosa, ma accetta tutto. Perché poi da una cosa
Non ti ricevi fiore? No, 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 mettiti lì e non ti muovere, dammi retta, non ti muovere dal comune. Vedrai che non possono chiamare i vigili per mandarti via. Dammi retta, fallo perché. No, 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 no. I cani ora entrano da tutte le parti, eh. Non c'è nessun problema. I cani possono entrare nei ristoranti, nei treni, da tutte le parti. Figurati se non possono entrare in un comune. Vai tranquilla. Però devi essere decisa e educata, mi raccomando. Le cose vanno chieste sempre per favore. Ok? Ragazzi, si è fatto tardi. Io comincio a essere stanca. E faccio la badante, è un grande lavoro. E tu sapessi quanto l'ho cercata io in quei giorni che stavo male, non si è trovato nessuno. Ora fortunatamente per il momento non c'è bisogno, però è un lavoro importante quello, basta farlo con il cuore, va fatto con amore perché le persone anziane hanno più bisogno. Hanno bisogno anche di un sorriso, non c'è bisogno di tante cose, però una persona che sta male, una persona anziana, ha bisogno di un sorriso e non di cattiveria, perché a volte si vede tante cose nei telegiornali così brutte e c'è tante badanti cattive, ma c'è anche tanta gente per bene. Ok? Io vi do la buonanotte a tutti. Vi ringrazio ancora tanto, tanto, tanto per tutto quello che avete fatto per me. E se potete ogni tanto fatelo ancora perché non ne sono ancora fuori del tutto. Però vi devo dire grazie, grazie, grazie. Perché mi avete aiutato in tutto. Con una parola, con un messaggino, con una preghiera, io ho sentito la vicinanza di tutti. Vi ringrazio ancora tanto. Buonanotte a tutti e spero a presto.